Benvenuti alla quinta edizione del telegiornale di Argenta. Lo scorso 15 dicembre il Comune di Argenta ha organizzato presso il Centro Culturale Il Mercato un convegno per la presentazione della nuova rete wireless. Il servizio è di Giacomo Bolognesi. L'ingegner Silvio Stricchi di Delta Web ha illustrato il progetto che ha portato alla realizzazione di una rete wireless su tutto il territorio argentano. In particolare, il progetto ha lo scopo di portare connessioni internet a banda larga in tutte le aree che in precedenza non erano ancora coperte da tali servizi. Per volontà dei comuni. Viene quindi progettata una dorsale che è di fatto una parte della rete e va a costituire la cosiddetta rete privata delle pubbliche amministrazioni, chiamata Lepida, che è una rete che metterà in collegamento tutte le sedi degli enti locali della nostra provincia, ma anche delle altre province dell'Emilia-Romagna. Il CARSPAC ha indetto una nuova riunione riguardo gli ultimi aggiornamenti sulla controversia con la COP Costruttori. Il servizio è di Giacomo Bolognesi. Dopo le assemblee del mese di settembre scorso, che la Lega ci ha dato una risposta che doveva essere la risposta, che doveva darci la soluzione dignitosa per i nostri risparmi, invece la Lega ci ha dato una risposta molto scadente, per cui siamo molto insoddisfatti. Adesso stiamo riprendendo iniziative per ritornare alla Lega e chiedere che ritorni sui suoi passi e che ci dia una risposta che sia dignitosa, come lei la chiamava. E poi saremo impegnati per i fondi dormienti, perché vorremmo essere anche noi fra i beneficiari di questo filone di soldi che erano in un cassetto che sono andati a tirare fuori adesso, però qui ci sono molte incertezze. Nel prossimo servizio ci occupiamo della situazione degli extracomunitari ad Argenta. Il servizio a cura di Giacomo Bolognesi. In Argenta, come in tutta Italia, sempre arrivano più nuovi cittadini. E per quello hanno deciso di fare quali consulti per aiutare stranieri che arrivano con domande, con sue richieste, con sui problemi. Innanzitutto io dico che la consulta è composta da 9 persone. Noi stiamo lavorando da 5-6 mesi. Abbiamo risolto abbastanza problemi degli stranieri. Io quando comunico con gli stranieri marocchini e altri, vedo che c'è un tipo di collaborazione, anche se minimo, però esiste adesso per il momento. Argenta è la prima consulta che è stata fatta come provincia, credo, e la prima provincia che ha creato questa consulta. Per me è una cosa incoraggiante. Vediamo ora le opinioni degli argentani rispetto alla situazione politica nazionale e l'emergenza rifiuti di Napoli. I servizi di Andrea Trevisani e Giacomo Bolognesi. I politici sono completamente avulsi da quella che era la realtà di tutti i giorni della gente, non sanno niente di quello che succede, non vivono in mezzo alla gente, se ne fregano. Un po' tutto il campo politico lascia molto a desiderare, ma sicuramente le opposizioni in Italia non aiutano certamente chi al momento è al governo. Non so quanto può valere il fatto di andare alle elezioni, perché abbiamo visto fino adesso che cambia questo, cambia quello, siamo sempre alle solite alla fine. Credo che ci siano state delle responsabilità a 360 gradi e quindi ne subiamo le conseguenze, spettatori inattivi, perché non possiamo fare nulla. Qui si va alle elezioni così come stanno, ognuno si prende le sue responsabilità e la barca come gliel'hanno consegnata. Naturalmente questo è un problema molto grosso, perché nessuno li vuole. Perché tutti produciamo quotidianamente rifiuti in ogni caso, tutti produciamo rifiuti sempre e comunque, e bisogna trovare il modo di smaltirli e soprattutto differenziare questi rifiuti perché possono essere riutilizzati, cosa che a Napoli non si sono assolutamente preoccupati di fare. Anche se una regione si trova in difficoltà, cercare di aiutarla non è un cattivo pensiero. È un problema grosso, anche loro si devono adattare, devono accettare l'inceneritore, devono accettare non sempre questi pattumi portarli da una regione all'altra. Credo che sia ora di risolvere in maniera drastica e poi cambiando anche un po' la mentalità, magari facendo molto più riciclo come qua ad Argenta, sono tanti anni che si fa.
chi ha quelle responsabilità sia comportato in maniera scorretta e non ha fatto il suo dovere. Sabato 19 gennaio il Centro Culturale ha inaugurato la mostra dedicata al grande artista argentano Luigi Pezzoli. Vediamo il servizio di Giacomo Bolognesi. Ah, lui la passione per il disegno l'ha avuta sempre, fin da piccolo. Poi ovviamente i suoi studi sono diventati seri, quindi ha fatto proprio l'Istituto d'Arte. Le sue collaborazioni sono state tante veramente, perché sono dalle cose più banali, tipo gli adesivi per alcune grosse negozi di Bologna, alle cose più significative che vanno dalla collaborazione con la Malipiero per illustrazioni di libri per l'infanzia, alle ultime sue attività legate al resto del Carlino. Per me, se vediamo la sua mano felice in questi bozzetti, anche questo umorismo, questo sarcasmo. Io volevo ringraziare il Comune d'Argenta perché ci ha permesso di realizzare questa mostra. In occasione della giornata della memoria si è tenuta presso la Sala Giardino un incontro tra le classi delle scuole elementari e il rabbino di Ferrara. Il servizio è di Francesco Chiari e Giacomo Bolognesi. E tutti insieme siamo qui per fare un esercizio di memoria, per ricordare. Elementari del comprensorio di Argenta hanno realizzato diversi lavori per ricordare il significato di questa giornata. Erano presenti anche personaggi importanti come il dirigente scolastico Neda Tumiati, la dottoressa Anna Quarzi, direttrice dell'Istituto di Storia Contemporanea di Ferrara, e il rabbino della comunità ebraica ferrarese, dottor Luciano Caro, che ha raccontato come ha vissuto gli anni della persecuzione e di come è scappato allo sterminio. Come ogni anno si è tenuta la Pasquella per le strade di Argenta. Il servizio è di Giacomo Bolognesi. Come ogni anno, i primi di gennaio, la Corale Giuseppe Verdi di Argenta scende per le strade della città per allegrare gli argentani con musica e canti. Passiamo ora allo spettacolo. Venerdì 25 gennaio al Teatro dei Fluttuanti si è esibito Paolo Belli con il suo spettacolo Dillo con un bacio. Il servizio è di Giacomo Bolognesi e Sara Barattoni. Non lo so se è un bellissimo spettacolo, però sicuramente mi fa stare sereno, perché poi la risposta del pubblico è quella che io cerco, cioè di vedere la gente felice e contenta di aver speso bene i soldi e il proprio tempo. Aver regalato un sorriso, 2 ore di sorriso, mi riempie d'orgoglio anche come uomo, non solo come artista. È uno spettacolo vero, è proprio la mia vita, quindi sai, è anche facile poi raccontarla. Per la nuova rubrica Mestieri che scompaiono, vi presentiamo Franco Nicolasi, calzolaio di Argenta. Il servizio è di Francesco Chiari. L'attività da calzolaio da ciabattino viene imparata da ragazzino quando si andava a bottega ancora, e così sono già tanti anni che pratico questa attività qua da calzolaio e penso che mi porti anche alla pensione. Fare un mestiere del genere che a livello finanziario, diciamo,
non è che ti dia una grande soddisfazione, salvo che sia abbinato a un altro mestiere a livello commerciale, chi vende delle scarpe nel frattempo fa il ciabattino, ripara. Uno non butta via un paio di scarpe perché manca solo un tacchettino, ed è giusto che questo mestiere qua qualcheduno la prendesse anche in mano, diciamo, perché non si può aver speso 100 euro per un paio di scarpe che occorre un pezzettino di gomma, la devi buttare via, perché nessuno più lo fa. Però sono mestieri che stanno scomparendo. Non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alla prossima edizione.